ragazzi potete, come ha detto, colorare il disegno che avete ricevuto e poi lo vedremo tutti insieme alla fine del nostro culto. Siamo arrivati a questo momento all'ascolto della predicazione. Oggi sarà il fratello Gioele che annuncerà la parola dalla prima Samuele, capitolo 14, proseguendo la nostra serie su Cercasi Re, esplorando il modo in cui il regno è stato stabilito nel popolo di Israele, il re è stato introdotto e prima di dare la parola a Gioele voglio brevemente pregare per lui e per noi. Signore, grazie perché tu sei il Dio della parola. Attraverso questa parola tu hai creato i cieli e la terra, mantieni ogni cosa, l'hai ispirata, l'hai fatta scrivere, l'hai preservata e è arrivata anche a noi e anche se ci parla di storie antiche, essa è una parola viva perché ci parla di Cristo e perché ci annuncia Cristo. E ti ringraziamo perché questa è la parola essenziale. Tante parole sentiamo oggi, tanti numeri, tante cifre, tante proiezioni, tante congetture, tante speranze, ma questa è la parola che veramente va udita e va ubbidita. Ti preghiamo di aiutarci a essere attenti, ricettivi e ti preghiamo anche per Gioele che l'annuncerà per noi. Nel nome di Cristo, amen. Bene, grazie Leo per questa introduzione in preghiera. E vogliamo andare avanti con la nostra serie di predicazioni sul libro di Prima Samuele. E come vi ricordate benissimo, nella prima parte del libro ci siamo interrogati sull'essere profeti, su che cosa voleva dire essere profeti. E in questa seconda parte invece ci stiamo concentrando su cosa significa essere re. Quindi abbiamo visto come il popolo chiedeva un re, abbiamo visto come il Signore ha dato Saul a questo popolo e poi abbiamo visto tantissimi aspetti di questa persona, tantissimi aspetti che possono essere applicati alla nostra chiamata regale come Chiesa. E quindi vogliamo andare avanti e siamo arrivati al capitolo 14 di Prima Samuele, quindi vogliamo leggere insieme dalla parola di Dio. Quindi Prima Samuele capitolo 14, leggo. Un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero: "Vieni, andiamo verso la guarnigione dei Filistei, che è là dall'altra parte." Però suo padre non disse nulla. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melograno di Migron, e la gente che aveva con sé ammontava circa 600 uomini. E Aia, figlio di Ahitub, fratello di Icabod, figlio di Fineas, figlio d'Eli, sacerdote del Signore a Silo, portava l'efod. Il popolo non sapeva che Jonathan se ne fosse andato. Fra i passi attraverso i quali Jonathan cercava di arrivare alla guarnigione dei Filistei, c'era una punta rocciosa da una parte e una punta rocciosa dall'altra parte. Una si chiamava Boses e l'altra Senè. Una di queste punte sorgeva a nord, di fronte a Michmas, e l'altra a mezzogiorno, di fronte a Geba. Jonathan disse al suo giovane scudiero: "Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Forse il Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di salvare con molta o con poca gente." Il suo scudiero gli rispose: "Fa tutto quello che ti sta nel cuore, va pure. Ecco, io sono con te, dove il cuore ti conduce." Allora Jonathan disse: "Ecco, noi andremo verso quella gente e ci faremo vedere da loro. Se ci dicono fermatevi finché veniamo da voi, ci fermeremo al nostro posto e non saliremo fino a loro. Ma se ci dicono venite su da noi, saliremo, perché il Signore ha deciso di darli nelle nostre mani. Questo ci servirà di segno." Così si fecero vedere tutti e due dalla guarnigione dei Filistei. E i Filistei dissero: "Ecco gli ebrei che escono dalle grotte dove si erano nascosti." Gli uomini della guarnigione, rivolgendosi a Jonathan e al suo scudiero, dissero: "Venite su da noi, che abbiamo qualcosa da dirvi."
Jonathan disse al suo scudiero: «Sali dietro a me, poiché il Signore li dà nelle mani di Israele». Jonathan salì, arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero. E i filistei caddero davanti a Jonathan, e lo scudiero dietro a lui li finiva. In questa prima disfatta inflitta da Jonathan e dal suo scudiero, caddero circa 20 uomini, sullo spazio di circa la metà di uno iugero di terra. Lo spavento si sparse allora nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo. La guarnigione e i guastatori furono anch'essi spaventati. La terra tremò. Fu uno spavento terribile. Le sentinelle di Saul a Gibea di Beniamino guardarono e videro che la moltitudine si sbandava e fuggiva a quella. Allora Saul disse alla gente che era con lui: «Fate l'appello e vedete chi se n'è andato da noi». E fatto l'appello mancavano Jonathan e il suo scudiero. Saul disse ad Aia: «Fa accostare l'arca di Dio». Infatti l'arca di Dio era loro con i figli di Israele. E mentre Saul parlava con il sacerdote, il tumulto andava aumentando nell'accampamento dei filistei. E Saul disse al sacerdote: «Ritira la mano». Poi Saul e tutto il popolo che era con lui si radunarono e avanzarono fino al luogo della battaglia. Ed ecco che in mezzo ai filistei la spada dell'uno era contro l'altro, e la confusione era grandissima. Or gli ebrei, quelli che già prima si trovavano con i filistei ed erano saliti con essi nell'accampamento del paese circostante, fecero voltafaccia e si unirono anch'essi agli israeliti, che erano con Saul e Jonathan. Anche tutti gli israeliti che si erano nascosti nella regione montuosa di Efraim, quando udirono che i filistei fuggivano, si misero a inseguirli da vicino per combatterli. In quel giorno il Signore salvò Israele e la battaglia si estese fino oltre Betaven. Fin qui la parola di Dio. E davvero, mentre preparavo questo testo, pensavo a quanto questa storia è ricca di dettagli, ricca di particolari. Vogliamo insieme capire quale può essere una lezione per noi. Ora, in questi giorni abbiamo ascoltato spesso questo motto: andrà tutto bene. Lo abbiamo visto un po' fuori i nostri balconi, fuori le finestre, con l'arcobaleno e la scritta andrà tutto bene. Lo abbiamo ascoltato, è comunissimo, lo vediamo su internet, lo vediamo fuori casa. Allora tutti ci dicono che dopo la tempesta arriverà l'arcobaleno, tutto andrà bene. Questo è il significato di questo disegno. Siamo circondati in questo momento da un nemico, da un virus, un coronavirus che è rapido e resistente. E da oggi non abbiamo i mezzi per sconfiggerlo. È più forte di noi, la medicina non ha i mezzi per sconfiggerlo, non abbiamo le forze per attaccarlo. Possiamo solo attendere che passi. E dobbiamo farlo chiusi nelle nostre case, dobbiamo farlo sperando che questo virus faccia in fretta e che faccia meno danni possibili. Allora, mentre siamo in questa situazione, mentre con attenzione seguiamo le direttive del nostro governo, stando le nostre case, ricordiamo a noi stessi che come Israele, come Saul, come Jonathan, anche noi siamo coinvolti in una battaglia, ma la nostra vera battaglia non è una battaglia contro un virus, ma è una battaglia spirituale, una battaglia che infetta le nostre vite, un virus che infetta questo mondo. Questo virus è il peccato. Il peccato cerca di rinchiuderci nelle nostre case, cerca di lasciarci come dei re falliti, cerca di farci stare sotto un melograno e di farci dire a vicenda: andrà tutto bene. Ma questo ricco capitolo 14 vuole insegnarci a fare qualcosa di diverso. Come popolo di Dio non vogliamo essere un popolo che è fermo sotto il melograno a darsi pacche sulle spalle e a dirsi: andrà tutto bene. Vogliamo essere un popolo di Dio attivo, un popolo di Dio che vive chiaramente la sua chiamata regale. E quindi Jonathan ci insegna tre aspetti molto importanti dell'essere re. I re, il popolo di Dio, sono dei re coraggiosi anche con poche risorse. Sono dei re avanzanti anche nel terreno impervio, anche nei terreni difficili. E sono re vittoriosi anche nell'impossibile. E quindi vogliamo vedere insieme queste tre lezioni che Jonathan ci dà attraverso questa storia.
Abbiamo visto nel capitolo 14, Saul non era minacciato da un virus, ma era minacciato da un esercito di filistei. Il re di Israele, che non aveva saputo attendere, abbiamo visto nel capitolo 13 che non era stato in grado di attendere una settimana l'arrivo di Samuele, e usurpò il suo ruolo sacerdotale, abbiamo visto nel capitolo 13, nel versetto 13. E ora questo re fallito è ora in una guerra contro un esercito composto da 3.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia del mare, dice il versetto 5 del capitolo 13. Lui invece, Saul, era rimasto con un pugno di mosche in mano e non sapeva più cosa fare. Era partito con 3.000 uomini, che poi però erano fuggiti, erano scappati, si erano nascosti nelle caverne, nelle rocce. E ora nel capitolo 14 troviamo Saul nascosto praticamente con 600 uomini ed una spada sotto un melograno che si trovava a Migron, vediamo nel capitolo 2. Il paragone di risorse effettivamente non c'era, non ci stava. Il paragone che c'era tra Israele e i Filistei non stava, era un paragone troppo grande. E Saul non poteva far altro che stare nascosto con i suoi 600 uomini e forse darsi pacche sulle spalle e dirsi forse andrà tutto bene, forse andrà tutto bene. La regalità che però esprimeva Saul era una regalità passiva, una regalità impreparata, una regalità spaventata e soprattutto una regalità senza nessun futuro. Ma Dio ci mostra in questo capitolo 14 qualcosa di diverso. Jonathan, il figlio di Saul, non la pensava allo stesso modo. A differenza di suo padre, Jonathan decide di andare avanti, verso il nemico. In due persone, con una spada sola, vediamo nel capitolo 14. Non importava a Jonathan se era soltanto una pulce rispetto a quel grande esercito. Non importava a Jonathan di non essere lui il re. Non importava a Jonathan di non aver ricevuto nessuna rivelazione speciale. Jonathan va verso il suo nemico, accompagnato dal suo scudiero. Non importa se lui non sarebbe mai stato l'erede al trono, perché Saul aveva perso questo diritto di essere re. Non importa se avrebbe perso, se non avrebbe avuto le energie per andare avanti. Lui va avanti, perché è sicuro del fatto che nulla può impedire al Signore di salvare, con poca o con molta gente, dice nel versetto 6. Come Saul e come il suo esercito, è facile sentire per noi il desiderio di nasconderci, il desiderio di essere fermi, di chiuderci in un posto protetto. Le sfide che abbiamo attorno sembrano e sono più grandi di noi. È vero, molto spesso il paragone non regge. Le risorse che abbiamo sembrano non bastare mai. Il tempo che abbiamo non basta. Le risorse economiche non bastano. O le mie capacità mentali o la mia capacità di uomo non basta. Non sono abbastanza. E adesso, con questa emergenza sanitaria, con questo coronavirus, tutto sembra amplificarsi. Tutto sembra diventare più difficile, tutto diventa ancora più complesso. Eppure Dio ci ha promesso che non ci mancherà nulla per la sua opera e Jonathan ce lo mostra. Jonathan ci mostra una regalità che non si nasconde sotto l'albero, che non ha paura di usare quelle pochissime risorse che ha, che non aspetta di ricevere una visione, non aspetta di ricevere una chiamata speciale, non aspetta di riconoscere qualche dono particolare in sé, ma si fida di Dio, perché Jonathan sa bene che nulla può impedire a Dio di salvare, con molta e con poca gente. E quindi voglio chiederti, dove sei oggi? Dove sei oggi in questo momento? Sei sotto un albero con Saul, a guardare attorno a te, a guardare ai tuoi miseri 600 uomini, a darti le pacche sulla spalla e dirti andrà tutto bene. Andrà tutto bene, però sei fermo sotto quell'albero, oppure sei pronto a metterti in marcia verso il nemico. Quali sono le tue motivazioni? Quali sono le tue scuse?
probabilmente sei solo, probabilmente ci sono persone che lo fanno meglio di te, probabilmente ci sono persone donate di un talento particolare, probabilmente ci sono già i missionari o ci sono già i pastori o ci sono già i diaconi. Quali sono le tue scuse per stare fermo sotto il melograno? Dio ti ha chiamato ad una regalità coraggiosa. Cosa stai facendo? Cosa stai aspettando? Forse come Jonathan anche tu hai poche risorse. Forse anche tu come Jonathan sei un uomo ordinario. Non era il re, non lo diventerà mai. E allora non fare come Saul, perché grazie a Gesù Cristo, grazie alla salvezza in Gesù Cristo, noi possiamo e siamo chiamati a vivere una regalità coraggiosa. Gesù Cristo è avanzato nonostante le risorse. Gesù Cristo è avanzato facendosi uomo e quindi rinunciando a tutto ciò che poteva essere semplice e abbracciando tutto ciò che è più complesso. Ma Gesù Cristo ha vissuto una regalità coraggiosa. E anche noi possiamo vivere una regalità coraggiosa e che avanza, che va avanti, nonostante le poche risorse. Perché noi sappiamo e siamo convinti che nulla può impedire al Signore di salvare con poca o con molta gente. Vogliamo vedere anche un secondo aspetto, andando avanti nel testo, dal versetto 4 in poi, vediamo che questa regalità è una regalità avanzante, quindi è coraggiosa, ma allo stesso tempo è avanzante anche nei terreni impervi, anche nelle strade difficili. Avanzare per Jonathan e il suo scudiero non era una cosa facile. Vediamo che il testo parla di un terreno aspro, dice che la strada era in salita, il terreno era impervio e fatto di rocce, vediamo nel versetto 4. Per salire e per proseguire, vediamo che Jonathan avanza con le mani e con i piedi, vediamo nel versetto 13. Jonathan non aveva avuto alcuna indicazione, nessuna apparizione di angeli, nessuna garanzia di un viaggio sereno e protetto. Abbiamo visto nella Bibbia tantissimi personaggi che nel tempo sono stati mandati o hanno ricevuto un consiglio, hanno ricevuto una promessa. Jonathan individualmente non aveva ricevuto nessuna promessa, ma si fidava della promessa di Dio al suo popolo. E nonostante il terreno impervio, andava avanti con le mani e con i piedi. Avanzarono, Jonathan e il suo scudiero avanzarono studiando la situazione e cercando l'approvazione di Dio, vediamo nel versetto 8. Non avendo la Bibbia, non avendo l'intero consiglio di Dio, quello che si faceva all'epoca era molto comune, si cercava un segno da parte di Dio, si cercava un segno e si cercava di capire se il Signore era con loro, lo vediamo nel versetto 10. Jonathan era in una posizione di svantaggio, tra terreni impervi, ma Jonathan e il suo scudiero attaccarono perché capirono che Dio era con loro. Molto spesso, quando decidiamo di metterci all'opera per il Signore, ci aspettiamo un cammino liscio. Ci aspettiamo e speriamo ad una strada liscia. Diciamo, ok, Signore, da adesso mi do da fare, adesso mi attivo, adesso voglio vivere una regalità. Voglio vivere la regalità che tu mi chiami ad avere. Quindi pensiamo che tutto sia facile. Pensiamo che le porte si apriranno con un clic, pensiamo che la strada sarà liscia e pensiamo di ricevere tutte le comodità del caso. Ma non è così. La strada del servizio al Signore è ricoperta di cadaveri, delle aspettative di un cristianesimo romantico. Abbiamo immaginato per tanto tempo un Vangelo che avanza tra i cuoricini, gli abbracci, i sorrisi, le gioie, ma tutt'altro, avanzare per il Vangelo ci costringe ad attraversare un terreno pericoloso, fatto di insidie, fatto di tranelli, un terreno impervio, pericoloso. È un percorso dove possiamo avanzare come faceva Jonathan, se siamo attaccati al consiglio di Dio, se siamo attaccati alla parola di Dio, se andiamo avanti ascoltando la parola di Dio, e solo se ascoltiamo la sua voce siamo pronti ad andare avanti.
Solo se ascoltiamo la voce di Dio saremo re avanzanti e la nostra regalità potrà andare avanti anche in questi terreni impervi. E ti volevo chiedere, sei stato deluso in qualche modo dal percorso che hai trovato davanti a te quando ti sei messo all'opera per il Signore? Forse la strada complessa ti ha fatto tornare un po' indietro. Forse la strada complessa ti ha fatto fermare e dire no, torno seduto, mi fermo, torno con Saul sotto l'albero di melagrane. Il servizio per il Signore costa fatica, costa dolore, è disseminato di nemici ed è pronto a farti cadere da un momento all'altro. Il terreno è impervio, il terreno è sdrucciolevole, porta danni alle tue mani, buca le tue scarpe, fa sanguinare i tuoi piedi. Guarda quanto è dura questa città, guarda quanto è perverso il mondo del tuo lavoro, guarda quanto è duro cercare di essere onesti. Dopo questa emergenza sanitaria, molto probabilmente tutto sarà ancora più complesso, tutto sarà ancora più difficile, le risorse saranno ancora di meno e intorno a te il terreno sarà ancora più impervio, ancora più complesso. Ma quello che Jonathan ci fa comprendere qui è che con la parola di Dio possiamo avanzare. In essa non c'è tranello che tiene, non c'è nemico che scampa, in essa non c'è sconfitta. E con la parola di Dio siamo pronti ad avanzare per il Vangelo in questa città. E quindi non scoraggiarti, non tornare indietro, non tornare sotto il melagrano, perché in Gesù Cristo sei chiamato a vivere una regalità avanzante anche nei terreni impervi. La vita di Cristo è stata una vita che ha avanzato nella tentazione, ha avanzato nella prova, ha avanzato nell'abbandono, fino alla morte in croce. E questa regalità perfetta ed avanzante di Gesù Cristo permette anche a noi di vivere una regalità avanzante. Perché in Gesù Cristo possiamo, e Gesù Cristo ci ha chiamato come Chiesa a vivere questo. Gesù Cristo, morendo per noi, arrivando fino alla croce e risorgendo per il nostro peccato, ci ha salvato e ci ha resi santi, santi da poter seguire questa chiamata ad essere dei re avanzanti. E quindi abbiamo visto re coraggiosi, nonostante le poche risorse, re avanzanti anche nei terreni impervi. E vogliamo vedere l'ultima, che è re vittoriosi anche nell'impossibile. Vediamo gli ultimi versetti, dal 13 al 23. La vittoria di Jonathan, il suo scudiero, fu memorabile. Lo spazio in cui si trovavano 20 uomini uccisi era di 50 metri quadri. In questo spazio c'erano a terra 20 uomini uccisi dalla spada di Jonathan. La paura dei filistei per questo attacco fu fortissima. E nella guarnigione ed i guastatori furono presi dal panico. Dio mise in loro il terrore. Nel versetto 15 vediamo che succede qualcosa di straordinario. La terra tremò. In quello che Jonathan aveva fatto, Dio aveva agito. Quella che si era mossa era stata la spada di Jonathan, ma era Dio che aveva agito. Quello che era successo non poteva essere soltanto il frutto della mano di Jonathan. Dio, il Dio di Israele, era con lui. I filistei, nel pieno della confusione, cominciarono ad uccidersi l'un l'altro. Saul lo seppe, venne a sapere tutto questo, e provò a capire cosa stesse succedendo, cercò di consultare il Signore, ma Dio non era con lui. Ormai Saul non era più un uomo fedele, ma era un uomo religioso che cercava il consiglio di Dio, ma lo cercava per i suoi scopi. E lo vediamo nel fatto che lui interrompe la consultazione di Dio, non vuole andare avanti, si ferma. Saul dimostra di non aver capito profondamente il ruolo di Dio in tutto questo.
Dio quel giorno, nonostante l'idiozia di Saul, salvò Israele e usò l'atto coraggioso di due uomini con una sola spada. Il nostro Dio è il Dio dell'impossibile, il Dio della Chiesa, il Dio della Chiesa e il Dio di Israele, lo stesso Dio. Dio può fare qualsiasi cosa per la sua gloria. Ha usato una spada per vincere una guerra. Ha usato due uomini per sconfiggerne migliaia. E allora cosa gli impedisce di usare una piccola chiesa per vincere una città intera e per vincere una nazione intera? Dio vincerà le nostre battaglie, perché nulla può impedire al Signore di salvare, con molta o con poca gente. Dio può fare ogni cosa. Fratelli, possiamo credere nella vittoria di Dio, perché essa è già avvenuta. È una vittoria che è già avvenuta. È una vittoria che aspetta il suo compimento, ma che si è già manifestata in suo Figlio Gesù Cristo. Si è manifestata nel Figlio che si è fatto uomo, scegliendo di vivere come noi, con coraggio, con delle risorse limitate. Si è manifestata con una regalità perfetta, avanzante, nonostante i terreni impervi. Si è manifestata nella sua vittoria sulla croce, nella quale ogni peccato è stato giudicato e ogni colpa dei suoi figli è stata pagata. Solo in Gesù Cristo potremo vivere una regalità coraggiosa, una regalità avanzante, una regalità vittoriosa. Non basta, non servirà un discorso da una finestra che dirà: ok, da questo momento i vostri peccati sono perdonati. No, è Gesù Cristo che ha pagato per noi. Oggi il Papa ha detto che è la domenica del pianto. No, la Chiesa spera in Dio, spera in Gesù Cristo e va avanti, perché la Chiesa è stata chiamata ad essere l'immagine regale di Cristo qui. Vogliamo pregare insieme. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, grazie perché è una parola viva, è una parola che ci parla costantemente, ci trasforma e ci guida. Signore, ti prego, aiutaci ad essere una chiesa che nonostante i limiti sia una chiesa coraggiosa, una chiesa avanzante nonostante il terreno complesso e che si fa ancora più in salita in questa emergenza del coronavirus. Però, Signore, aiutaci a ricordare che siamo anche una chiesa vittoriosa. Vittoriosa perché tu hai vinto sulla croce, pagando per il nostro peccato, risorgendo. Signore, grazie perché non siamo in battaglia, ma siamo già in vittoria, ma allo stesso tempo, Signore, tu ci chiami a combattere. Padre, grazie perché ci hai chiamato attraverso delle promesse e grazie perché possiamo avanzare nonostante ogni cosa. Signore, grazie perché non serve un Papa che ci perdona, grazie perché non serve un'istituzione che ci dispensi grazia, ma tu ce l'hai donata gratuitamente ed è una grazia che non possiamo perdere, ma è una grazia che sarà per sempre e attraverso la quale potremo godere di un'eternità con te, Padre. Grazie, nel nome di Gesù. Amen.